Oggi vi parlo della mia borsa per l'attrezzatura da pesca. Allora, è una Savage Gear Bag taglia M, come potete ben vedere. Una borsa figa, a me piace, non solo per il colore e l'estetica, ma anche perché mi permette di portare in giro tutto l'essenziale. Io l'ho scelta per sostituire lo zaino. Con lo zaino non mi trovavo bene e ho detto, beh, proviamo questo acquisto. L'ho presa dai ragazzi di Bastor Italy. E pochi giorni arrivata, devo dire, per il momento sono soddisfatto. Si compone di tre scompartimenti esterni e un scompartimento abbastanza grande principale messo qua. Allora, il primo, io qui esternamente ho una piccola scatoletta con dei artificiali molto piccoli che lo utilizzo specialmente per cavedani e persici. Qui in parte ho tutto quello che serve per quanto riguarda ami e girelle. Qui molto comodo abbiamo la nostra chiusura per tenere una pinza, fondamentale per quando andiamo a pescare, specialmente per chi fa bass e luccio. Di qui invece abbiamo l'altro scompartimento. Io qua tengo qualche artificiale, qualche gomma, come vedete, stormi, Yamamoto, questa specialmente per i bass. Un fishing rods holder. I ragazzi di Savage Gear penso l'abbiano messo per coloro che magari attaccano le canne, molte più canne, vanno in giro con una, due, tre, quattro canne. Io onestamente massimo ne porto due, ma penso che questo lo sfrutterò per quanto riguarda il guadino. Proverò a fare delle prove, proverò a mettere qua il mio guadino. Sopra il compartimento principale abbiamo, come vedete, una corda, un cordino che ci permette di mettere ben saldo qua sopra quello che può essere una felpa o un keyway. Come oggi, giornata uggiosa, io mi sono portato il keyway. E poi il compartimento principale si compone di, come vedete, una custodia in plastica che si chiude con del velcro. Io qui ho la licenza e un fluorocarbon 0,45 e dei cavetti in fluorocarbon un po' più grossi, se non sbaglio sono un 1 o qualcosa del genere. La borsa viene venduta con tre bellissime scatole, come vedete anche qui sono piene di artificiali, ci penseremo più avanti a raccontarveli. Tre buste nel quale io ho inserito chatterbait, spinnerbait e via discorrendo, e tutta la mia attrezzatura da bass per quanto riguarda la gomma. Che dire, è una borsa comoda, l'ho su da 4-5 ore oggi, devo dire che si comporta molto bene. Per il momento sono in grado di portare con me tutto lo strad necessario e forse anche di più, perché l'ho pesata, pesa circa 4,5 kg. C'è da dire che alla lunga può sembrare scomoda e pesante. Io mi trovo bene, che dire, per il prezzo che l'ho pagata sono soddisfatto. Come vedete anche sotto abbiamo un tessuto idrorepellente, questo sono quasi sicuro, e antigraffio. È una bella borsa, ve la consiglio.